Ciao, ciao Alessandro. Ciao, piacere. Alessandro, Francesco. Mi accogli con una telecamera, Francesco? Assolutamente sì, perché se l'avessi avuta con le Iene non avrebbero potuto strumentalizzare la mia intervista, creando un personaggio che serviva a loro per disinformare e nascondendo qualcosa che nei media non può essere detto. Anzi, vieni qua, io preferisco che noi rimaniamo qua, dato che io non so a te chi ti ha mandato. Questa volta non mi voglio fidare di nessuno, la telecamera rimane qua, tu rimani qua e parliamo di tu. Vedo che veramente sei un leone, Francesco. Comunque da te mi ha mandato il tuo libro, perché ho comprato questo libro in edicola praticamente e l'ho trovato molto interessante. Tu qui parli di burattinai e burattini della finta TV d'inchiesta, molto interessante, ma soprattutto parli di temi scottanti come il signoraggio e altri strumenti finanziari di potere. Mi vuoi raccontare qualcosa? Alessandro, il tema principale del libro non è altro quello che io avevo già dichiarato alle Iene, cioè che ci sono dei poteri forti che hanno strumentalizzato la crisi per togliere la sovranità al popolo italiano. Questo è quello che io avevo denunciato in quel servizio e che non è mai andato in onda. Quindi parto dalla mia esperienza per raccontare che i media sono complici di questa sottrazione di sovranità che il popolo italiano sta subendo.